Versetto 6. Ma ora siamo morti nei confronti della legge che ci teneva in suo potere, non siamo più a suo servizio, perciò serviamo Dio, non più secondo il vecchio sistema che era fondato sulla legge scritta, una serie di doveri, fa questo, fa questo, ma che conta è l'animo col quale si fa tutto questo, ma in modo nuovo, quando non dice non la seguiamo, ma facciamo in modo nuovo, guidati dallo Spirito. E lo Spirito, sapete, è Dio che dentro di voi diventa vita, forza. E senza questo, Piero Garigione da ricordare, è centrale. Se noi alla vita cristiana togliamo lo Spirito Santo, la presenza dello Spirito, cioè Dio che in noi diventa capacità di vivere quel che Cristo ha fatto per noi, torniamo a essere l'uomo che si fa da solo, messo bravo, megaria mia, eccetera. Dobbiamo forse concludere che la legge è peccato? Perché ha portato l'uomo tante volte al peccato? No, di certo. La legge però mi ha fatto conoscere che cos'è il peccato. E infatti è vero, perché finché non c'è una legge che dice questo è proibito, magari gaffa mal, però non sa di sbagliare. Se invece la legge dice è proibito, sa che è sbagliato e anzi gaffa in la olio tante volte. Come bambino piccolo, non toccare i ciak, subito con la mano, è spontaneo proprio. E versetto 12, di per sé, è importante ricordarcelo, quello che dice qui, di per sé la legge è santa, perché viene da Dio. Anzi, era una legge di libertà all'inizio, vi ricordate, nella sua origine. E il comandamento è santo, giusto, buono. Però rimane vero che attraverso la legge io capisco che sto sbagliando, anzi, tante volte mi viene la voglia proprio di fare il contrario. Quello che è buono sarebbe dunque diventato per me causa di morte? Perché mi rende cosciente del peccato? No, di certo. È il peccato che causa la morte. Si è manifestato per quel che realmente è. Si è mostrato in tutta la sua violenza per mezzo di una cosa buona, cioè la legge, servendosi cioè del comandamento. Di fatto, Paolo, leggendo la sua realtà profonda, la sua vita e la realtà del suo popolo al suo tempo, lui non parla dell'ebraismo in generale, lo dice che è sempre stato così, lui conosce quella realtà lì, valuta quella, se stesso e il suo ambiente, e dice, senza rendersene conto, in nome della legge di Dio siamo caduti proprio nel trabocchetto in pieno. Noi certo sappiamo che la legge è spirituale, la legge è santa, la legge è spirituale, è dono dello Spirito, anche la legge di Dio. Ma io sono essere debole, schiavo del peccato, lasciato da solo, che diceva prima. Difatti non riesco nemmeno a capire quel che faccio, non faccio quel che voglio, ma quel che odio. E qui, in tutta questa sezione, Paolo sta facendo l'esame di coscienza di quello che lui sta per 30 anni. Lui, ritenendosi un pio ebreo, zelante nella fede come fariseo, quando Gesù l'ha buttato giù da cavallo, cosa ha scoperto di essere? In riferimento a Dio, bestemmiatore. E in riferimento alle persone, delinquente. Li odiava a morte e arguiglia può condannarci a morte. Quello che amavo, servire Dio, ho fatto il contrario. Però se faccio quello che non voglio, riconosco che la legge è buona. Cioè, non dice che è sbagliato quello che la legge mi chiedeva, era il mio modo di interpretarla che mi portava. Allora non sono più io che agisco, è invece il peccato che abita in me. E questa è la sua constatazione prima di conoscere Cristo. Dopo che ha conosciuto Cristo, arriverà a dire il contrario. Avete presente cosa dice la lettera ai Filippesi, capitolo 1, versetto 21? Non hai idea. Teniamo il dito qua. Filippesi, notate, qui dice. Allora non sono più io che agisco, è invece il peccato che abita in me. E scrivendo i Filippesi potrà dire, versetto 21, per me infatti il vivere è Cristo e il morire è un guadagno. È il ribaltamento totale della prospettiva. Non è più il peccato che abita in me, per me vivere è Cristo che abita in me. E la sua grazia in me non è stata vana. Attraverso la fede tutto si ribalta. Torniamo adesso a noi. So infatti che in me, in quanto sono uomo peccatore, non abita il bene. In me c'è il desiderio del bene, ma non c'è la capacità di compierlo. Infatti io non compio il bene che voglio, ma faccio il male che non voglio. Ora se faccio quello che non voglio, non sono più io a agire, ma il peccato che è in me. Ma non vuol dire che non sono responsabile. Vuol dire che sono fuori strada completamente. Lasciato a me stesso, per me non c'è speranza, vuol dire che era la sua situazione da fariseo. L'ha capito dopo, naturalmente.
Io scopro allora questa contraddizione. Ogni volta che voglio fare il bene, trovo in me soltanto la capacità di fare il male. Nel mio intimo io sono d'accordo con la legge di Dio, ma vedo in me un'altra legge, quella che contrasta fortemente la legge che la mia mente approva e che mi rende schiavo della legge del peccato che abita in me. Eccomi dunque con la mente pronto a servire la legge di Dio, mentre di fatto servo la legge del peccato, la legge che è il peccato. Me infelice, la mia condizione di uomo peccatore mi trascina verso la morte. Chi mi libererà? Sia rese grazie a Dio, rendo grazie a Dio che mi libera per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Lui in questo capitolo rivede i suoi 30 anni da fariseo e dice: ma Ludo, se con tutta la mia buona volontà, tutto il mio impegno, tutta la mia fede, la mia dedizione, tutto quanto, ero diventato soltanto così e nient'altro, il contrario di quel che pensavo di essere, che speranza c'è? Chi potrà mai tirarmi fuori di lì? Sì, è ringraziato Dio che ci ha pensato. Attraverso Cristo mi tira fuori. Questo vuol dire essere riconciliati con Lui e vedersi capaci di superare queste tre contraddizioni che sono dentro di noi: la paura della morte, il peccato come stile di vita e la legge come dovere di salvarmi con le mie forze, anche se non sono capace di farlo. Potrei pensarci bene. Sta cominciando l'avvento, più bello che è questo? Cercare di vivere queste tre liberazioni accettando che Lui ci riconcilia al Padre giorno per giorno. Liberi dalla paura della morte, liberi dal peccato come stile di vita, dal bisogno di sbagliare per sentirmi vivo, liberi dal dovermi salvare attraverso la mia osservanza della legge. E quindi liberi dal bisogno di salvarmi osservando la legge di Dio, cioè attraverso la mia bravura, la mia capacità di essere coerente. E quindi riconciliato perché? Perché rappacificato col Padre, da Gesù Cristo, che mi rende capace tutti i giorni di ricominciare da capo. Forse io penso che dovremmo ringraziare Dio di questo meccanismo che ha messo dentro, questa speranza che ci ha dato a me, questa liberazione che è reale oltretutto, Anche se tutti i giorni dobbiamo fare i conti con che cosa? Con il problema, la difficoltà, l'incoerenza, però già il sapere che tutto questo sono debolezze nostre, ma che non ci aiutano a vivere, questo è già un regalo. E quindi ringraziare. Ci siamo o no? Forse il vero problema è convincersi davvero di quello che lui ha fatto. Quello forse è il vero problema. Dopo lo sappiamo che siamo poveri diavoli. E d'altra parte ricordiamolo sempre, il primo papa chi era? Un rinnegato. Ma era papa perché era rinnegato? Aveva rinnegato Cristo? O nonostante avesse rinnegato Cristo? E perché Cristo l'aveva riaccolto? Perché lui si era meritato, dimostrando tutto il suo coraggio in altri momenti, e ha accettato di riconoscere che non si meritava niente. Per cui? Dai, è importante è entrare in questa. Penso sono pagine anche queste che meritano di essere lettere, 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 lettere. Poi il discorso è ripetuto molte volte, ma è uno, il discorso è uno, è ripetuto 3 o 4 volte come minimo in questi capitoli, ma se lo lasciamo entrare dentro credo che il nostro essere cristiani diventa qualcosa di più che sdraga il cuore oltretutto, perché posso tener conto e far conto di tutto questo. Più si prende consapevolezza di questo, più si riesce anche mano a mano a seguire. Esatto, oltretutto, è vero, certo, perché rende capaci di. Camminare. Un minuto di silenzio, signori. Se qualcosa si è interessato, diciamo grazie al Padre Eterno.